Da mesi il Corpo Forestale sta cercando di contenere l'epidemia che colpisce gli ulivi in Puglia. Siamo nel Salento, dove il nemico invisibile ha un nome latino. Xylella fastidiosa, un batterio che proviene dal Costa Rica. Anche l'Europa ha lanciato l'allarme. Il batterio è pericoloso per molte altre specie. Nelle vicinanze di Casarano incontriamo Antonio insieme ai suoi amici Gino, Giovanni e Giuseppe. Angosciati e al tempo stesso arrabbiati per l'epidemia, cercano di intervenire abbattendo i rami secchi. Il batterio infatti ottura i vasi che trasportano l'acqua dalla radice alla cima della pianta. Il problema principale, essendo che questa infezione ha colpito le nostre zone, tenendo conto che l'intero Salento all'incirca sono 25 milioni di piante, ci dobbiamo rendere conto che ogni anno in primavera, quando la sputacchina ha cominciato a muoversi fra le piante, ha contaminato un po' a macchia di leopardo tutta la zona. Cosa lasciamo noi ai futuri? È che noi ringraziamo i nostri antenati, che hanno fatto veramente dei grandi sacrifici, ma dei grandi, grandi sacrifici per poter tenere. E noi i figli, cioè i figli, i nipoti, che lasciamo? Stiamo chiusi come un cimitero, che stiamo dentro un cimitero noi, perché alziamo la mattina, vengo qua e vedo gli alberi secchi. Quella è una pena per tutti i contadini che siamo noi. La xylella attualmente ha contagiato un 30%, ma c'è il 70% delle piante salentine che possono essere salvate, perché noi stiamo intervenendo per quello che sono le nostre conoscenze. Finora la xylella è presente solo nell'Italia meridionale. I ricercatori l'hanno avvistata nel 2013 nella zona di Gallipoli, l'epicentro del fenomeno. La malattia si diffonde però a gran velocità e il timore che possa colpire anche altre specie come ciliegi, mandorle e susini. A Bari incontriamo Marilu, giornalista e scrittrice salentina, che ha realizzato un'inchiesta sulla moria degli ulivi. Nel suo lavoro investigativo avanza il sospetto che dietro questa calamità ci sia in realtà la lunga mano della mafia, che attraverso la corruzione politica punta a realizzare i propri progetti di speculazione edilizia. Ci sono già dei casi concreti su cui sta indagando la procura, su interessi di alcuni soggetti legati a criminalità organizzata che hanno interessi in queste nuove speculazioni edilizie. La lotta contro il batterio è coordinata dal comandante Siletti. Nel sud la xylella è ormai endemica, tanto che è stata realizzata una zona cuscinetto per garantire il contenimento del batterio. Purtroppo, malgrado la misura, un'area oltre la barriera è stata contaminata. E poi c'è l'unico. Bisogna completare l'opera con gli insetticidi. Nessuno sta pensando di sterminare i vettori perché è impossibile poterlo fare. Però questa azione, così come è stata fatta quest'anno, se viene ripetuta negli anni prossimi, sicuramente i buoni risultati li avremo. Si deve capire che il nemico qua è uno solo e si chiama Xylella fastidiosa. Ci spostiamo a Scorrano. Luca ha lasciato Milano per fondare qui una cooperativa agricola. Lui, insieme ad altri agricoltori biologici, non crede nella minaccia provocata dal batterio, tanto che si sono opposti al piano di intervento proposto dal comandante Siletti. Finiti in tribunale, con una denuncia hanno vinto la causa. C'è un disseccamento, questo sì, ma un disseccamento dovuto a un rodilegno che c'è sempre stato, un disseccamento che è dovuto ai funghi, perché qui le condizioni climatiche in Salento sono cambiate negli ultimi 10 anni. Abbiamo delle temperature alte, dei freddi che non ci sono mai stati nel periodo invernale, tante piogge. E poi, principalmente, secondo noi, è l'uso indiscriminato di pesticidi. Torniamo a Bari, dove Maria, Oriana e Donato dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante realizzano dei test su campioni provenienti dalla zona di monitoraggio imposta dalla Commissione Europea. Al mondo esistono 1500 varietà di ulivi. I ricercatori stanno cercando la specie che ha prodotto una resistenza naturale contro la xylella. Perché le piante muoiono? È un batterio che va ad interessare i vasi che trasportano l'acqua dalle radici verso le foglie, e va ad intasare questi vasi, va a incrostare, va ad otturare questi vasi.
Luca e i suoi amici fanno parte di un gruppo di resistenza che si oppone contro il piano realizzato dal Corpo Forestale. Siamo a Ori, a nord della zona Cuscinetto. Qui non dovrebbero esserci alberi contaminati, ma le autorità segnalano diversi casi e 7 alberi sono già stati abbattuti. Sulla lista ve ne sono altri 200. Anzi, quando è che iniziamo a fare questo percorso? Un'altra volta ci siamo sentiti. Vediamo magari all'inizio della settimana. Comunque qua ci sono stati incendi, giusto? Sì. Il piano prevede il taglio e il divieto di reimpianto delle specie presenti in un raggio di 100 metri dalla pianta infetta. Questo significa il deserto. Loro in Portogallo, in Spagna, in Francia, tutti gli amici del Mediterraneo, che cosa farebbero? Accetterebbero il deserto nella loro terra? Per combattere l'epidemia è fondamentale bloccare la diffusione del batterio, che avviene soprattutto attraverso un insetto, la sputacchina. Secondo gli esperti è necessario l'uso di metodi agricoli tradizionali, di prodotti chimici e l'abbattimento degli alberi contaminati nella zona Cuscinetto. Sacrificarne forse qualche centinaio comporterà la salvezza del resto degli altri olivi ed eviterà che il batterio possa espandersi poi in Italia ed eventualmente anche negli altri paesi dell'Europa. Andiamo verso sud, a Palmariggi, dove nelle vicinanze si trova un bosco di ulivi millenari. Quest'area, che conta 70.000 ulivi, appartiene a Raffaele Cazzetta, uno dei principali produttori della zona. Secondo lui, le piccole aziende agricole dovrebbero lavorare insieme perché i boschi abbandonati costituiscono una minaccia per la diffusione della malattia. Ti faccio assaggiare un olio che è una particolarità, perché questo è l'olio degli olivi millenari. Questo è la storia del nostro popolo, è l'identità. Quest'olio è la nostra cultura, la nostra memoria storica, e c'è una grande paura che attraversa tutti noi che ci dedichiamo agli olivi, perché il disseccamento crea paura. Torniamo a Oria, dove Nino sta cercando di eliminare le parti morte di questo albero. Ha sempre lavorato negli uliveti ed ora a 77 anni vede diffondersi una malattia letale per delle piante che rappresentano la vita. Quello che è successo siamo noi che abbiamo abbandonato la campagna. Questo lavoro si faceva prima, 40-50 anni fa, non ce la faccio parlare, non ce la faccio. Si pulivano questo, per noi questo qua è un tumore dell'albero. Siamo noi che dobbiamo far vedere all'albero come si vive. Perché noi dobbiamo dare vita all'albero e l'albero nello stesso tempo ci dà vita a noi. I metodi di coltivazione tradizionale, aratura e potatura insieme al taglio dei rami malati saranno sufficienti per fermare l'epidemia? Non è convinta l'Unione Europea, che per evitare la diffusione nel resto del continente prevede un vasto uso di prodotti chimici e l'abbattimento degli alberi malati nella zona Cuscinetto.